Esistono segreti talmente oscuri che dovrebbero per sempre restare segreti. Ma qualche volta il coraggio e la stupidità di un cercatore possono essere abbastanza per rivelarli. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati sul gioco che ci sta facendo impazzire negli ultimi tempi. Siamo su Hello Neighbor, oggi con un episodio decisamente speciale, perché nell'episodio di oggi noi andremo a scoprire, a rivelare ogni angusto angolo nascosto di questo gioco e a verificare ogni segreto. Alla fine del video vi rivelerò anche qualcosa di unico che probabilmente non avrete mai visto su questo gioco. Ma tempo al tempo, non schippate avanti perché ci saranno tantissimi altri segreti. Soprattutto quello che vi chiedo è di sostenere subito questa serie, perché quando ci sarà il nuovissimo aggiornamento, e proprio di questo parleremo alla fine, beh, quando ci sarà quell'aggiornamento, ragazzi, io ho intenzione di continuare a giocare insieme a voi. Quindi dobbiamo superare i 20.000 pollici in su affinché io mi senta incoraggiato a continuare. Prima di tutto, qual è la storia dietro il vero signor Giuberto? Che cosa ha in mente questo uomo orribile? Questo dipinto, secondo me, nasconde in realtà il segreto. In una delle immagini del gioco che vengono presentate sul sito degli sviluppatori, si vede un'altra figura nera dietro il personaggio, e non si tratta del giocatore, perché il giocatore non ha i guanti. Quindi di chi si tratta? Secondo la mia teoria, nello scantinato di Giuberto c'è un'altra persona, ed è proprio lo stesso figuro che viene rappresentato su questo dipinto. Una persona che il signor Giuberto forse ha rapito anni e anni fa. Infatti, come potete vedere, in questo dipinto il signor Giuberto non ha l'aspetto che ha ora. Qui ha la barba, noi non lo vediamo mai con la barba. Quindi questo dipinto è di molti anni fa. Ma c'è qualcos'altro che voglio farvi vedere. Anzi, c'è molto altro. Infatti ho scoperto un bug che molti di voi sicuramente già conoscono, che ci permetterà di trasformare questo bidone della spazzatura niente di meno che in un razzo propulsore che ci manderà in cielo, ovunque vorremmo arrivare. Beh, niente di più semplice. Basta mettersi in piedi sul bidone, proprio dove nel fondo sembra esserci un simbolo degli Illuminati, e premere un tasto. Guardate, ora questo bidone si è trasformato in una sorta di razzo e ci spinge in alto, in alto, in alto, fin dove vogliamo arrivare noi. In realtà, beh, a noi non serve arrivare molto in alto, ci basta superare il muro invisibile che ci impedisce di andare ad esplorare il resto della mappa. Oppla! Perfetto! Trucco perfettamente eseguito. Siamo al di fuori, siamo fuori dai confini della casa di Giuberto. Adesso possiamo andare a dare un'occhiata a quello che c'è intorno. Beh, in realtà, ragazzi, sembrerebbero essere soltanto delle case, diciamo così, di cartone, messe qui solo per fare scena. Tutte tranne una. Questa qua. Questa casa è molto molto simile alla casa di Giuberto, ma manca la macchina, mancano tutti gli interni. Ma qua che cacchio c'è invece? Oh mio Dio. No, aspettate, riprendiamo il bidone perché ci servirà per uscire. Ma qua c'è la figura di Giuberto che si incammina lontano dalla porta. Credo di aver capito. Questa porta rappresenta la porta che originariamente noi vediamo nella scenetta, quella dove il signor Giuberto la apre, si vede tutta la luce intorno e noi stiamo guardando dalla finestra. Poi lui esce, la richiude e scappa fuori questa ruota qua, che non posso raccogliere? Ah, peccato, non la posso prendere. Oh, però mi ci posso buggare sopra. Devo stare attento. Ora, io proprio qua volevo essere. Datemi un attimo per guardare al piano di sopra. Guardate che casino, non c'è neanche lo squalo. Interessante, ma quello che interessa a noi è che io, grazie alle mie arti magiche, posso teletrasportarmi proprio dentro la porta per vedere una volta per tutte che cosa c'è. Signor Giuberto, non me ne frega niente se sei arrabbiato con il tuo fare da camminatore. Adesso io entrerò qua dentro. No, sbagliato! Dove cazzo sono finito? Ho esagerato tantissimo. Madonna, purtroppo mi sono tele... Dovevo spostarmi di meno. Invece ho esagerato perché sono un tegame. E ci siamo! Ci siamo! No! Per un attimo ho visto però! Devo rifare! Cazzo!
Siamo dentro! Siamo entrati! Quindi è... Ma che cazzo? Ma è un'immagine! È un'immagine! Dentro c'è solo... Ma dai! Ho capito! Gli sviluppatori ancora non hanno deciso che cosa metteranno qua dentro e quindi hanno messo questa scenetta posticcia in modo da far sembrare che c'è qualcosa quando lui apre la porta. Ma in realtà dentro non c'è niente. C'è una scena, una sorta di strada, probabilmente presa da Google Immagini, con delle macchine e una forte luce. E qua c'è la macchina che si intravede passare, quella che poi fa il rumore dello schianto e perde la ruota. In realtà è soltanto una sagoma, niente di più. Ma guardate che figata. Wow. Ok, siamo riusciti a entrare là dentro. Ma se voi pensavate che fosse tutto qua, beh, vi siete sbagliati di grosso. Infatti c'è qualcos'altro di cui vorrei parlarvi se riesco a tornare da dove siamo venuti. E via! Oltre le stelle, verso l'infinito ed oltre! Madonna, è un po' scomodo però viaggiare su un barile della spazzatura, Poi questa se è la spazzatura di Giuberto, scommetto che in questo barile ci sono passati almeno 2 o 3 cadaveri, conoscendo quel pazzo. Ed eccoci qua, rientrati nella mappa di nuovo. Ma allora, se dietro la porta adesso non c'è nient'altro che una finta, qualcosa per tenere il posto a qualcosa di sicuramente più grosso che arriverà. Che cosa è questo qualcosa di definitivo che arriverà là dietro quella porta? Io penso di avere un'idea e in parte quest'idea mi è stata data dal trailer del gioco, della parte dello scantinato che gli sviluppatori hanno appena rilasciato e mi hanno dato l'autorizzazione per farvela vedere. Bene, in questo trailer, come potreste star vedendo in questo momento, si vede qualcosa che noi non abbiamo mai visto prima, e cioè un tratto di gameplay tratto direttamente dalla discesa nello scantinato. Lo scantinato che è la parte che si aprirà quando questa porta veramente si aprirà, e cioè nel prossimo fantomatico aggiornamento. Come possiamo vedere, questo scantinato conduce in una zona del gioco lontana e diversa da quella che abbiamo visto, e gli sviluppatori hanno rivelato che a quanto pare un'altra area sarà disponibile oltre e fuori dalla casa. Ed io credo di avere una teoria. Vi ricordate quell'immagine che sicuramente avete visto, quella dove il signor Giuberto sbuca dalla porta vestito come se fosse un clown? Bene, in quell'immagine lui rivela la sua vera natura, il signor Giuberto. E anche nella sequenza dove lui fa la sua comparsa in quella sorta di parco dei divertimenti e noi dobbiamo nasconderci perché lui sta piangendo, vi ricordate? L'abbiamo visto qualche video fa. Lui fa parte, secondo me, di un circo degli orrori probabilmente, e chissà quali sono i suoi segreti. Ma io immagino che la nuova area che verrà aperta sarà nient'altro che un circo. Ragazzi, vedremo chi avrà ragione quando verrà rivelata anche questa cosa. Beh, poi ci sono tutta una serie di segreti che sono stati, diciamo, intuiti dai giocatori, come ad esempio il segreto della mela dorata. Purtroppo questa è una bufala, infatti questa non è una mela dorata, è semplicemente una mela gialla, perché gli sviluppatori sono russi e quindi in Russia le mele sono gialle, a quanto pare. Anche in Italia sono gialle. da noi ci sono anche quelle rosse. In Russia probabilmente non le hanno, perciò hanno messo una mela gialla. Ma non ha un particolare significato, o almeno questo è quello che ho sperimentato io con le mie forze. Altri segreti, per ora, non ce ne sono. Non ci rimane altro che aspettare il prossimo aggiornamento e vedere se effettivamente il vostro Lion ci aveva indovinato e se il prossimo aggiornamento sarà ambientato, come ho previsto, all'interno dello scantinato, ovviamente, ma che ci condurrà a un circo. Bene, per questo video direi che dobbiamo chiudere qua e spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, continuate a sostenere questa serie, pollice in su se volete vedere il continuo, ed io vi auguro una buona giornata da Lion e il signor Giuberto, che oggi l'ho mandato in vacanza. Sta là sopra in cielo, così non ci disturbava mentre facevamo le nostre teorie. Giuberto, per te solo le lame, infame! Lion out!